La risposta in frequenza è uno di quei dati o di quei grafici che andiamo un po' tutti a controllare quando analizziamo le caratteristiche tecniche di un apparecchio per vedere se è buono o non è buono o se è meglio di un apparecchio concorrente. Vi dirò che nella mia opinione la risposta in frequenza non è una caratteristica così significativa, soprattutto quando parliamo di elettroniche, perché ormai dobbiamo dare per scontato che un apparecchio elettronico, un mixer, un amplificatore abbiano una risposta in frequenza piatta ed estesa, mentre potrebbe essere ancora significativo quando si parla dei trasduttori, cioè dell'inizio e della fine della catena audio, come abbiamo già visto in un altro video, che essendo apparecchiature non elettroniche ma dinamiche, quindi che si interfacciano con l'aria, con le nostre orecchie, per loro natura non sono lineari, quindi sempre e comunque una cassa o un microfono avranno una risposta in frequenza non lineare, non piatta, che però va interpretata. E quindi lo scopo di questo video è di dare un'occhiata a come vengono disegnati questi grafici o queste caratteristiche tecniche, per fare in modo che la risposta in frequenza non venga fraintesa o addirittura che tentino di imbrogliarci. Vediamo quindi che cos'è questa risposta in frequenza. Come spesso accade, proprio nel nome c'è il significato dell'oggetto. Risposta in frequenza, risposta vuol dire che c'è una domanda. E in effetti c'è proprio una domanda che noi facciamo alla nostra catena audio, cioè ognuno dei componenti ha un segnale di ingresso che chiede all'apparecchio in questione di fare il suo lavoro. A un registratore gli si chiederà di registrare questo segnale d'ingresso, ad un amplificatore gli si chiederà di amplificare questo segnale d'ingresso. E come risponderanno questi apparecchi? Dovranno rispondere, risposta in frequenza, nella maniera più lineare possibile, cioè non dovranno né aumentare o diminuire gli alti, i medi o i bassi, le frequenze appunto, ma cercare di essere appunto lineari il più possibile ed estesi il più possibile, cioè includendo gli alti più alti possibili, i bassi più bassi possibile. Una risposta in frequenza ottima si chiama spesso risposta in frequenza piatta, perché graficamente, quando la guardiamo su un grafico appunto, viene rappresentata come vedete alle mie spalle, cioè con una linea retta che non sta altro a significare che l'apparecchio in questione non esalta e non attenua nessuna delle frequenze in oggetto. Però vedere una risposta piatta non è sufficiente per capire se il nostro apparecchio è buono o non è buono. Ad esempio, un megafono potrebbe avere una risposta in frequenza molto piatta, ma da 1000 a 2000 Hz, cioè solamente per i medi, per le frequenze della voce, per poi calare drasticamente sugli alti e sui bassi. Ecco che quindi dovremo per prima cosa indagare sull'asse delle X, cioè sulla linea orizzontale, da che punto a che punto questa risposta in frequenza è piatta. E questo range di frequenze deve includere tutto quello che ci interessa. Ad esempio, se stessimo parlando di un subwoofer, dovremmo vedere la frequenza che si estende molto verso il basso. Quindi dovremmo stare fare attenzione a leggere i numerini che ci sono sull'asse delle X, cioè sulla striscia orizzontale, per confrontandola con quella del proprio concorrente, per vedere chi dei due si comporta linearmente e il più possibile verso le basse frequenze. Quindi, prima cosa, controlliamo che cosa ci sia scritto sull'asse delle X prima di dare giudizi affrettati. Sull'asse verticale, cioè sulle ordinate, ci saranno indicate le differenze, le mutazioni che il nostro amplificatore, registratore, diffusore dà rispondendo a quello che gli mandiamo in ingresso. Cioè, se vediamo che la curva va verso l'alto, vuol dire che l'amplificatore o il mixer sta esaltando qualche cosa. Se lo vediamo scendere verso il basso, vuol dire che sta attenuando qualche cosa. L'ideale è che sia il più possibile piatta, ma nelle casse e nei microfoni abbiamo già visto che questo non succede mai. Quella che state vedendo alle mie spalle, ad esempio, è la risposta in frequenza di un ottimo microfono, blasonatissimo, forse il più famoso microfono. Si tratta dello Shure SM58, universalmente utilizzato come microfono per voce. Come vedete è molto tormentata, ma è giusto e normale che sia così, non scendiamo nei dettagli. Piuttosto diamo un'occhiata ancora una volta alla scala che c'è indicata sull'asse verticale. Perché è importante la scala? Perché le variazioni che vediamo disegnate sul grafico potrebbero essere piccole o grandi a seconda della scala che usiamo sull'asse delle X. Ad esempio, potremmo confrontare due risposte in frequenza, una ci sembra molto più lineare dell'altra, ma poi scopriamo che i gradini, le tacche che ci sono sull'asse delle X corrispondono a 20 dB l'uno, mentre nell'altra risposta in frequenza c'è una scala che indica 1 dB alla volta. È chiaro che la scala con 1 dB alla volta va a variazioni molto più ampie di quella che indica 20 dB, che quindi indicherà variazioni molto minori.
Per riassumere il tutto, stiamo parlando della risposta in frequenza, cioè una ed una sola delle tantissime caratteristiche che distinguono un apparecchio dall'altro e che ci permettono di vedere se è meglio uno o meglio l'altro. È una sola, anche non importantissima, che abbiamo visto. Sarà invece molto più importante, secondo me, l'argomento che affronteremo nel prossimo video, che è la fase. Un video che vi invito a guardare, perché è un argomento molto più raffinato e difficile di questo basilare della risposta in frequenza. E comunque, quando guardiamo un grafico di risposta in frequenza, controlliamo bene che come siano distribuiti i numerini sull'asse X e sull'asse Y, per fare in modo di avere effettivamente delle informazioni su questa benedetta risposta e non guardare solamente una curva che potrebbe essere tranquillamente disegnata come vogliamo a seconda di come utilizziamo le scale in questione. Se invece del grafico che disegna la risposta in frequenza vedete solamente una dicitura tipo da 20 a 20.000 più o meno 3 dB, questo vuol dire che il nostro apparecchio sarà lineare da 20 a 20.000 Hz, cioè la banda che l'orecchio umano è in grado di sentire, sarà lineare all'interno di un intervallo di più o meno 3 decibel. Di solito verso gli estremi della banda la curva comincia a scendere, quando scende sotto i 3 dB lì si ferma la risposta in frequenza utile, quindi da 20 a 20.000 Hz più o meno 3 dB. Quando arriva a meno 3 dB lì ci dobbiamo fermare. C'è chi cerca di imbrogliare un po' le carte e dice da 20 a 20.000 più o meno 10 dB, quindi considererà utile la retta della propria apparecchiatura anche quando questa scende fino a 10 dB, quindi quando scende molto verso il basso. Quindi una risposta in frequenza da 20 a 20.000 più o meno 3 dB o una risposta in frequenza da 20 a 20.000 più o meno 10 dB non sono paragonabili fra di loro, quindi date un'occhiata anche a come vengono descritte queste diciture. Alla fine di tutto, prima di invitarvi ad iscrivervi al canale YouTube, vi invito a non soffermarvi così tanto su queste benedette grafici o diciture di risposte in frequenze, non sono poi così significative. Cliccate quindi, per finire, la campanellina se volete essere avvisati sull'uscita del prossimo video che abbiamo visto riguardo alla fase e, come al solito, a presto!